Avevo 17 anni. Ero studente da 3 giorni, ma solo quel pomeriggio avevo provato il brivido della compiutezza. Gingillarsi con botanica e zoologia andava bene, ma quel pomeriggio c'era stata la cosa che contava. Avevo avuto la mia prima lezione sul bestiame d'allevamento. Aveva trattato delle parti del cavallo. Il professor Grant aveva appeso al muro un'immagine a grandezza naturale del cavallo e l'aveva passata in rassegna dal muso alla coda, indicando il garrese, la grassella, il garretto, l'occipite e tutti gli altri splendidi termini che si riferivano al cavallo. Le parole mi ronzavano ancora nella testa mentre percorrevo la strada in discesa. Davvero la sapevo lunga sui cavalli, per di più indossavo un impermeabile nuovo fiammante. Quasi non credevo ai miei occhi quando vidi il cavallo. Era fermo davanti alla biblioteca, abbassava gli occhi depresso tra le stanghe di un carretto del carbone. Un cavallo! Non una semplice illustrazione, ma un vero, autentico cavallo. Parole staccate sentite durante la lezione iniziarono a riecheggiarmi nella mente. Stando fermo sul marciapiede, esaminavo la bestia con occhio critico. Pensavo dovesse essere evidente per qualsiasi passante che qui c'era un vero esperto. Non semplicemente un osservatore curioso, ma uno che sapeva e capiva tutto. Mi sentivo rivestito da una visibile atmosfera di cavallinità. Cominciai a fare alcuni passi in su e in giù, con tutte e due le mani sprofondate nelle tasche del mio nuovo impermeabile da cavallerizzo. Gli occhi che ispezionavano, cercando possibili difetti, di ferratura, corbi o spaveni. La mia ispezione era talmente completa che girai tutto intorno al cavallo e rimasi pericolosamente fermo nel bel mezzo del traffico motorizzato. Proprio non mi andava di lasciarlo. Capivo però che avrei dovuto fare un gesto prima di allontanarmi. Qualcosa per comunicare al cavallo che capivo i suoi problemi e che eravamo della stessa confraternita. Mi dirisi verso la parte anteriore. Con vivacità gli battei un bel colpetto sul collo. Rapido come un serpente all'attacco, il cavallo abbassò la testa e con i suoi dentoni forti mi afferrò la spalla. Il cavallo mi sollevò. Quasi non toccavo più terra. Rimasi così appeso, derelitto, come un burattino mal equilibrato. Mi contorsi e scalciai, ma i denti del cavallo erano stretti, impassibili sul tessuto del mio impermeabile. Lo spettacolo grottesco di un uomo che penzolava dalla bocca di un cavallo indusse i passanti a una sosta improvvisa. E si formò una certa folla, con tante persone che guardavano sopra le spalle di quelle che erano più avanti. Una vecchia signora inorridita gridava: «Oh, povero ragazzo! Che qualcuno aiuti!» Alcuni dei più coraggiosi provarono a tirarmi, ma il cavallo entrò minacciosamente e strinse ancora i denti. Con profonda vergogna vidi due belle ragazze in prima fila ridacchiare irrefrenabilmente. Inorridendo per l'assurdità della mia situazione, cominciai ad agitare freneticamente braccia e gambe. Il colletto della camicia mi stringeva la gola. Un rivolo di saliva del cavallo gocciolava sul davanti del mio impermeabile. Mi sentivo soffocare e avevo ormai perso ogni speranza. Quando un uomo si fece largo a spintoni tra la folla. «Che diavolo succede?» urlò. «Non potevi lasciar perdere sto dannato cavallo?» mi urlò l'uomo in faccia. Non risposi. Con gli occhi fuori dall'orbita com'ero, mezzo strangolato, non disposto alla conversazione. Il carbonaio rivolse la sua collera sul cavallo. «Mollalo! Brutto bastardo, forza, lascialo andare, mollalo!» Non ottenendo risposta, gli allungò con cattiveria uno spintone nella pancia. Il cavallo capì subito e mi lasciò libero come un cane ubbidiente che molla un osso. Io caddi in ginocchio e rimasi un attimo a meditare nella cunetta finché riuscì a respirare con più facilità. Come da grande distanza sentivo ancora l'ometto imprecare contro di me.
Dopo un po' mi alzai. Il carbonaio urlava ancora e la folla lo ascoltava con l'aria di apprezzarlo. A che gioco volevi giocare? Giù le mani nel mio dannato cavallo, se no ti chiamo la polizia! Diedi un'occhiata al mio impermeabile nuovo. La spalla masticata era diventata una massa molliccia. Capii che dovevo fuggire e cominciai furtivamente a farmi largo tra la folla. Alcuni di visi dimostravano simpatia, ma molti sghignazzavano. Appena libero, camminai svelto per cercare di allontanarmi. E mentre stavo voltando l'angolo, mi raggiunse l'ultimo fievole grido del carbonaio: «Non ficcare il naso in cose che non conosci!»